siamo in compagnia di Claudio Arcioni, l'architetto magistrale di questa rassegna, che vive ancora una volta dentro le mura di Palazzo Brancaccio. Allora Claudio, come mai abbiamo continuato con questo successo, secondo te, a celebrare il regalo d'autore? Ma perché i prodotti italiani di qualità sono eccezionali e quindi vanno proposti come regalo prima delle festività. Le festività rappresentano un momento gioioso che va conservato, perché determinati valori tipo la famiglia, il regalo, la convivialità sono importantissimi. E quindi noi la settima edizione che facciamo, con l'eccellenza della produzione italiana, sia dei vini che del cioccolato, dei prodotti dolciari, delle grappe, che rappresentano un po' il distillato per eccellenza italiano. Qui oggi rappresentati, come ben dicevi, proprio le eccellenze italiane. Ti ricordi da dove arrivano tutti gli espositori? Credo da ogni parte d'Italia. Abbiamo da ogni parte d'Italia, poi facciamo anche una politica globale, perché abbiamo anche a un certo momento degli ottimi champagne, dei vini ungheresi, abbiamo un salmone scozzese, noi parliamo un po' di eccellenze, poi oggi si va sempre su una politica internazionale, quindi il prodotto di qualità non ha più confini. Claudio, io lo chiedo a te che sei un esperto, una delle più grandi enoteche presenti sulla piazza di Roma e non solo. Una data che ci riporta agli inizi del Novecento, quindi veramente una grande esperienza. Che ne pensi delle aziende italiane che troppo spesso vanno a finire nelle mani estere? Poi lo chiederemo anche ai diretti interessati, però intanto da esperto un tuo giudizio. Ma questa è una cosa grave, perché perdiamo a un certo momento un po' le nostre caratteristiche, perché quando vanno a un certo momento in aziende internazionali perdono l'entità nazionale. Vediamo a un certo momento determinate aziende che sono passate con grandi gruppi internazionali tipo Linde e Nestlé, che non hanno più entità. Claudio Arcioni, chiudiamo con l'arte dei vinattieri, lo diciamo ai nostri teleutenti, chi sono questi vinattieri? I vinattieri rappresentano le enoteche storiche italiane, sono negozi che hanno molti più di 100 anni, rappresentano un discorso di qualità, hanno fatto scoprire i grandi vini in anteprima e oggi sono quelli che hanno gli assortimenti maggiori di vini sia italiani che internazionali. Mi chiudi con un tuo brindisi e un augurio agli italiani e agli utenti che ci seguono. Ma speriamo un po' di felicità, un po' di successo dopo tanta tristezza. Auguri, buon Natale. Bravissimo. Grazie Claudio.